calcio d'inizio ai campioni d'Italia e l'azione è spinta a fondo sino ad impegnare Bugatti. Ma ben altro è il lavoro di Ghezzi. Deviata in angolo la frecciata di Vitali, vola poi per salvarsi dal colpo di testa dello stesso Vitali. L'attesa dei tifosi napoletani è soddisfatta al decimo minuto. Calciata da Posio, la palla è finita in rete e i mortaretti salutano il gol che si spera possa significare vittoria al Vomero dopo tre mesi di delusioni. Ma da questo momento Ghezzi diventa imbattibile. Eccolo parare la stafilata di Pesaola, aiutato subito dopo da Neri che sposta l'azione nell'altro campo. Poi carpirà dal piede di Amadei la palla del secondo gol. E adesso completa le sue prodezze deviando in angolo quest'altro forte tiro di Pesaola. Doccia fredda a 5 minuti dal riposo. Armano ha pareggiato per l'Inter. Di male in peggio nella ripresa. Al 17° minuto Vitali si vede respingere la palla dalla traversa. E alla mezz'ora Skoglund segna a porta vuota, approfittando di un retropassaggio di Tre Re e della mancata presa di Bugatti. Per l'Inter è l'insperata vittoria che Ghezzi difende con bravura sino alla fine.